Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale YouTube. Prima di andare a vedere questo nuovo video, volevo ringraziarvi perché, come potete vedere qui dagli iscritti, abbiamo superato i 20.000, 21.000, 21.100 iscritti, vedete, ero rimasta indietro. E questo è un grande piacere, non è tantissimo rispetto a tanti altri canali, ma per il mio piccolo, per il mio modesto canale, significa tanto. Quindi ringrazio tutti e continuate a seguire il mio canale. Bene, adesso andiamo a vedere questo nuovo video, seguitemi. Allora, ho preparato queste due farine, la farina zero del Molino Cipolla di Terracina e la semola rimacinata di Altamura. Quindi sono farine, diciamo, del centro-sud, diciamo così. Questo è il mio Licoli che avevo rinfrescato. Adesso vado a miscelare, come al solito faccio un'autolisi. Quindi ci metto acqua, ci metto una bella parte di acqua fino a che non si bagnano bene le due farine. Giro così con la spatola, ma poi mi aiuto con le mani e la faccio inumidire tutta. Come sapete, l'autolisi aiuta molto il processo di lievitazione. Bagnando la farina comincia a svilupparsi già il glutine, quindi l'impasto risulterà più elastico, più digeribile anche e permette anche di fare un'idratazione più alta. Adesso io qui non è il mio caso, però farò un'idratazione, vediamo. Dipende molto dalle farine poi che usiamo, intorno al 70 o qualcosina di più. E dopo aver fatto riposare l'impasto 20 minuti, da 20 a mezz'ora coperto, e passato questo tempo, inizio, ci aggiungo subito il mio Licoli e poi vado a far girare in planetaria, aggiungendo piano piano l'acqua restante. Metto ancora acqua e continuo a girare. Per avere una più alta idratazione rispetto a questa che sto facendo, ci voleva, che so, una semola. Questa semola che sto usando ha soltanto 11 proteine, la zero ce ne ha 12, quindi ci voleva una semola con almeno 13 proteine o 14, quindi non azzardo ad alzare l'idratazione. Faccio girare per un pochino, all'incirca 10 minuti, e poi metto tutto dentro una ciotola oliata, metto l'impasto dentro la ciotola, dove andrò a fare due, anche tre giri di pieghe. Vedete, è ancora un po' grezzo l'impasto, ma dopo i giri di pieghe diventerà più elastico. Tra un giro e l'altro faccio riposare una mezz'oretta, all'incirca, minuto più, minuto meno, copro e aspetto il tempo. Ed ecco qua, vedete, adesso sto già al terzo giro di pieghe, vedete l'impasto come è diventato bello elastico, quindi o fate incordare bene con la planetaria oppure come me lo tirate, cioè non girate molto, però fate le pieghe fino a che l'impasto non diventa bello elastico. Ok, adesso lo copro e questo impasto lo terrò in frigo
almeno 8 ore, quindi lo terrò tutta la notte, anche una parte della mattinata. La mattina l'ho tirato fuori e l'ho tenuto altre 2 ore a temperatura ambiente, dopodiché lo vado a lavorare, lo verso sul piano di lavoro dove farò altri giri di pieghe. Ok, faccio il primo giro, le classiche pieghe a tre. Quindi allargo, piego così, stringo, sigillo. Ho messo appena un pochino di semola sotto, ma non molta. Ok, questo è il primo giro, poi ne farò un altro, farò soltanto 2 giri. Aspetto mezz'ora, 40 minuti tra una e l'altra, copro con una ciotola. E faccio l'altro giro. Finiti i giri, vado a formare la ciambella, quindi mi allargo bene l'impasto in questo modo. Ok, sì, adesso guardandolo adesso potevo anche azzardare un pochino, fare un'idratazione un po' più alta, la faremo la prossima volta. Piego così, in questo modo, sigillo, quindi sono anche questa è una formatura, anche una sorta di pieghe, diciamo. Sigillo bene quando chiudo. Ok, arrotolo un pochino. Ecco qua, come se dovessi fare un filone, però bello allungato. Chiudo bene. Ok. E adesso vado a torcere, ad arrotolare questa per formare poi la ciambella. Ecco qua, così. Quindi vedete che bisogna farlo un pochino più lungo, diciamo, un po' sottile, perché poi dopo tanto comunque aumenta di volume durante, perché bisogna lasciarlo almeno altre 2 ore. Chiudo così a ciambella, allargo un po' e lo metto a lievitare su carta forno, in modo che poi quando è lievitato lo faccio scivolare come è il mio solito fare. Se serve, metto anche al centro una tazza, un bicchiere, qualcosa, perché adesso durante la lievitazione tenderà un pochino a stringersi, ma io voglio che mi rimanga un bel buco. E per adesso copro così, ci metto un telo in mezzo in questo modo e lascio lievitare, magari nel forno con la lucina accesa. Dopo 2 ore, come vedete, l'impasto è lievitato bene, poi oggi è una giornata abbastanza tiepida, quindi mi controllo con il dito, come vedete, non torna su subito, quindi è pronto. Il forno è già acceso a 250 con vapore, con 2 spruzzi di vapore iniziale, e quindi mi faccio scivolare la carta forno sulla pala. Ci farò anche qualche taglio così veloce con il mio taglierino, con la lametta. Ci metto un po' di semola così. E taglio, giusto qualche taglio così per traverso, nemmeno servirebbe poi. Si potrebbe anche infornare così, eh? Ok. La ciambella è pronta e vado in forno. Allora,
Non voglio farla troppo scura, quindi dopo diciamo 15 minuti comincio ad abbassare già la temperatura a 230, poi 220 e ancora a 200 fino ad arrivare a 180, quindi diciamo 45 minuti di cottura o 50, questo dipende molto dai vostri forni, e poi lascio quei 5-10 minuti a spiffero prima della fine della cottura. Ed eccola qua, vedete, è venuta molto bene. Adesso la faccio raffreddare e poi vediamo com'è venuto l'interno. Una volta freddo, vado a tagliare ed eccolo qua. Come sapete, la semola non fa molti alveoli, dentro rimane bella morbida, ma fuori il pane è croccante. A me piace tantissimo, è buonissimo il pane con la semola. Bene, amici, vi ringrazio della visione, un ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!